Signori, bed mie, benvenuti in un nuovo episodio di Atomic Quoppa le Micchia. Nell'ultima puntata mi sono dimenticato che cazzo ho fatto. Ah, vero, eravamo, sì, giusto, eravamo sfuggiti agli incubi della vita. E adesso siamo in questo nuovo posto. Dove cazzo siamo? Che comunque il volume è troppo alto di sto gioco, mamma mia. Oh, buon uomo. Attenzione. Armando. Un muro laser. Un dispositivo ad alta sicurezza, lo si mette per un motivo. Se ne vedi uno, significa che c'è qualcosa di importante dall'altra parte. Ottima intuizione, compagno maggiore. Infatti, il centro di distribuzione che stiamo cercando si trova proprio dall'altra parte. Ma quindi posso migliorarvi la mia armatura per passare qua in mezzo? Zion, mica io ho dimenticato i tasti. Siete pregati di ricordarvi di gestire in modo di... Però quanto è bello lottare in sto gioco. Attenzione, apro tutto. Chimica, parti metalliche. Punti deboli dei robot. Data 12 marzo 1955 dal supervisore della squadra di riparazione G-Rixpert. Minchia, i nomi è. Per favore, durante la riunione fornisce al personale le seguenti informazioni. A tutti gli ingegneri junior per quanto... Cazzo, un tecnico... Vabbè, non me ne frega un cazzo. Allora, quindi... Caro, sei tornato! Perché ci hai messo tanto? Mi sentivo così sola. Devo attraversare un muro laser. Preferibilmente vivo. Che idea sciocca, tesoro. Dammi la protezione laser! Attenzione. Che modi! Scegli un'abilità. Infila il tuo polimero dentro di me. Dio, è una macchinetta troia. Vuoi che ti dia un pugno o che ti faccia a pezzi? Preferisci davvero uno stupido guanto a me, dolcezza? Allora, comunque queste qui sono tutte le abilità che io vorrei capire. E va bene, d'accordo. Avrai i tuoi polimeri e i tuoi preziosi componenti. Sbrigati a installare la protezione laser. Come vuoi tu, Stallone. Aggiornamento avviato. Rilassati e divertiti. Promettimi solo che mi dirai ancora porcherie. Oh, che voglia di picchiarti. Sì, sì, punissimi, padrone. Adoro i maschi dominanti. Oddio. Cristo. Minchia, sto sentendo, raga. Va bene. Allora, il bacio di Nora per poco tempo, se viene inflitto da un danno letale, i tuoi punti salute rimangono a uno. Ah, quindi ok, tipo il bacio della fortuna. Il tuo sistema difensivo è attivo. Prova ad attraversare il muro laser. Quindi... Dopo quello che ho dovuto sentire... Porca bocciana. Che dolore! Mamma mia, il doppiaggio è fantastico però, raga. Comunque, proseguiamo. Dobbiamo trovare Victor. Tranquilla, tesoro, sto a una favola. L'operazione è stata del tutto indolore. Bene, ora devi andartene. Sta per arrivare un uomo, è armato e indossa un guanto polimerale sperimentale. Attenzione. Deve essere il tizio di Sechenov. Larissa, tu gli hai parlato? È stato attaccato da un Burav. L'abbiamo portato in infermeria e poi non potevo lasciarlo morire dissanguato. Oh, e invece potevi! Ci avrebbe risparmiato un sacco di problemi. Questi che cazzo vogliono? Quando parli in questo modo, mi fai paura. Ci vediamo all'uscita. Arrivo subito, tesoro. Spero non sia troppo tardi. Sperare è pericoloso. Mani in alto. Victor? Che succede? Che c'è? Sei sordo? Mani dietro la testa. Victor! E tu chi sei? Victor! Sono il maggiore Nicef, operazioni speciali. E questa è la tua ultima domanda. Andrai a Chelomei. Victor, mettiti in salvo! Chelomei. Ma certo, compagno maggiore. Intruso. Cosa? Intruso! Attenzione. Fermati! Attenzione. Allarme. Oh. Isolamento in corso. Attenzione, non ci capisco un cazzo. Mamma, è pieno. Aspetta che io ho dimenticato come cazzo si giocava. Mamma mia, però non vedo un cazzo, raga. Oh, sono buggato. Sono buggato. Fai pena. Grazie. Mamma mia, che grafica ha però sto gioco. Attenzione. Raga, brucia lì. Aia. Porca puttana. Madonna.
Oh, minchia, ma se cazzo sono sti robot? È piuttosto bravo a dare ordini a quei robot. Sembra quasi come se fossero di sua proprietà. E ha chiuso a chiave quella maledetta porta. Petrov è scappato con una fonte di energia mobile chiamata Candela e alimenta il sistema di chiusura di emergenza. Piace. Questa porta non può essere aperta. Ricarica! Una candela. Troverò una candela, allora. Deve essercene almeno un'altra nel complesso, no? Dobbiamo muoverci, altrimenti Petrov scapperà. E aspetta, madonna! Un'altra volta. Un robot di merda! Porca puttana, raga, cazzo è, fanno confusi i robot. Allora, schiva e colpisci. Vaffanculo. Però perché non c'è una torcia al personaggio, magari. Sono cagato, obiettivo sbloccato. Eh no, non c'è una porta. Vabbè, io devo andare di lì, quindi devo salire. Charles, cos'è quella betulla in vetro nella stanza laggiù? È il famoso generatore di energia PEC 4. Proprio così. La betulla PEC 4 è un generatore di energia vegetativo a base di polimeri. Allora, qua ci sono un mare di cadaveri. Mamma mia, ma qua ci sono ancora cose. Guarda qua. Sono nei muri. Ma nei muri cosa ci può essere? Oltrepassa la porta. In teoria ce l'abbiamo fatta. Ma da qui sono dall'altro lato, quindi posso aprirla da qua. Aspetta, come funzionava. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. E ci siamo aperti il passaggio della vita. Lui sta dormendo, anzi lei. Lui, era lui, era un lui. Oh, cos'è? Ma... Devo per forza trasportarla sempre in questo modo. La candela è un equipaggiamento complesso e instabile. No, dammi la candela. Non puoi riporla, né lanciarla apposta. Non si farà neanche un graffio. L'ho notato. Prima di saperlo, però. Ok, quindi metto la candela. Madonna. Fammi lottare sto bastardo. Qua. Sì. Quelle pale caricatrici sono impazzite. Mamma mia. È opera di Petrov. Attento. Le pale caricatrici sono estremamente resistenti. Non riuscirai a danneggiarle con una semplice ascia. La terapia d'urto di solito funziona abbastanza bene con gli svitati, metallici e non. Ma come si lanciano gli oggetti? Questo non ho capito. Comunque, vabbè, meglio lottare qua il più possibile. C'è un casino. Qua materiale, biomateriale. Tutta roba che... Aia! Tutta roba che poi ci serve per il crafting. Apri tutto. È soddisfacente lottare, ragazzi. C'è un sto modo tutto suo di lottare le cose. Oh. Ok. Allora, sto mandando tipo in corto. E si è aperta la porta. Godo. Siamo fuori. Mamma mia. Ma sono impazziti i muletti. Oh, oh. Sembra la voce di Petrov. Spero che il cervello di quel coglione non sia finito sul pavimento. Petrov ci serve vivo. Sbrigati, maggiore. Non è quello che sto facendo? Cosa devo fare? Aspetta, aspetta, con calma. Vabbè, comunque ho capito che posso alimentare ste cose per alzare roba. Quindi mi potrebbero servire. Il problema è qua. Queste qui sfrecciano, queste li scassano. Quindi o me la faccio sugli scaffali con un movimento incredibile. Oddio. Ok. Ok. Con calma. Ma vai a cagare. Salta qui. C'è stata una perdita nel laboratorio delle alghe. E pare che siano fuoriusciti materiali sperimentali. Questa cosa torna a nostro favore. E devo fermare sto coso tipo verso qui. Vediamo, appena ripassa. Devo indagare. Penso di averlo capito, eh. Aia, madonna. Ok. Oh, oh. Oddio. Porca puttana, no, con questo gioco è proprio difficile. Due ore per fare sta parte. No, lo cazzo ti appendi. Attenzione. Assassin's Creed. Quindi sono passato. Vabbè, non pensavo manco che era la giusta strada da fare, ma evidentemente lo era. Allora, lì c'è un robot che non mi... Che non mi piace. C'è una porta chiusa. Attenzione, guarda dove mi sono infilato.
Ah, quella è la classica telecamera. Comunque questa qui poi la prima volta io avevo sbagliato. Bastava fare così e le disattivavamo. Vabbè, almeno non vengono i rinforzi. Mi faccio solo questo. Aia, l'ho ucciso. Ok. Questo è il Luna. È una sorta di serratura. Si aprirà appena ogni foro conterrà un barattolo di suolo lunare. A voi serpentoni piacciono tanto questi giochetti, vero? Andiamo a recuperare qualche barattolo. Ok, ho distrutto il coso. Oddio. Dobbiamo recuperare dei barattoli. Dove cazzo è sta radio di merda? Tematica quantistica non commutativa. Charles? Sì? Con chi stai parlando? Chiedo scusa. In parole povere, l'Accademia delle Conseguenze ha trovato un modo per calcolare le onde radio musicali provenienti dal futuro. Anche se in realtà non... Che dialoghi che si interrompono così a caso. Però io penso di dover andare qui a cercare non so che cosa. Trovo un modo per aprire il cancello. Non lo sto trovando. Aia, madonna. In parole povere, l'Accademia delle Conseguenze ha trovato un modo per calcolare le onde radio musicali provenienti dal futuro. Anche se in realtà non le captano. Dopotutto, non è una macchina del tempo. Questi suoni sono frutto di precisi... Eccone uno. Ok, comunque ho trovato il barattolo, penso di averlo capito. Vabbè, comunque c'è da dire che per quello che ho capito io non so perfettamente dove siamo, però c'è tutto quello che osserviamo in giro e comunque dei riferimenti ci fanno capire un po' meglio qual è la situazione in cui viviamo, no? In quest'epoca dove la Russia, appunto l'Unione Sovietica, ha fatto tutto questo passo in avanti con i robot, con l'evoluzione di cui ne trae un vanto. Ora trovo un modo per aprire il cancello, io qua onestamente non l'ho capito, perché qua c'è una leva. Qui in acqua non c'è nulla, però mi compare che c'è un segnale da quest'altra parte, quindi o magari c'è un punto dove si può uscire, vaffanculo. E infatti era così. Vediamo, apriamo questa porta, vediamo cosa c'è. Ancora quella robot pazza e pervertita. Oh, progetto sbloccato. E girerò intorno. Non così in fretta, compagno maggiore. Capisco che le interazioni. Comunque siamo ancora in una fase di tutorial. Barattolo lunare con il triangolo. Eccoti qua, tesoro. Mi sei mancato tantissimo. Scegli un'arma. Ti sei liberato di quello stupido guanto? Crea. Aspetta e spera. Quanto mi piace quando ti arrabbi. Se sgredami, puniscimi. Sono stata cattiva. Ho dovuto sbarazzarmi di un altro disgustoso verme. Cosa? Hai ucciso un'altra persona? Sei un guarda mostro. Qua. Ma è passato troppo tempo dalla nostra ultima piazza. Attenzione, armi energia. Invece delle pallottole, le armi energia consumano l'energia del tuo guanto. Adesso potresti gentilmente smettere di uccidere la gente. È più forte di me. Wow, inquietante, inquietante sta roba. Bene, dove cazzo sono venuto? Da qui? Comunque Charles, abbiamo un barattolo, ne mancavano cosa vuole due. Petrov dalla riparatrice? Perché quel malato vorrebbe prendere il controllo di Nora? Perché mai dovrebbe aver bisogno di armi se ha dei robot che combattono per lui? Il traditore si è accorto che messi di fronte a robot ostili, i dipendenti si difendono. E i soldati che difendono la struttura cercheranno di ottenere armi più potenti. Deve aver avuto paura che qualcuno lo trovasse e gli sparasse come il traditore pezzo di merda che è. Molto probabile. In ogni caso, anche se Petrov non è riuscito a mettere le mani su una riparatrice, gli altri... Perché cazzo si è interrotto? Ok, guardalo. Ok, abbiamo entrambi i barattoli. Abbiamo questa nuova arma che in teoria consuma l'energia del guanto. Possiamo sicuramente stordirlo. Ecco il secondo. Fatto. Credo abbia funzionato. Perfetto. Mamma mia, non vedo l'ora di uscire all'esterno, raga. Attenzione, visita spesso le riparatrici Nora. Non dimenticare di apprendere abilità per potenziare. Ok. Dove siamo esattamente? Questo è l'archivio dei semi, il cuore del complesso Vavilov. Qui sono conservati campioni di semi di ogni tipo di pianta, che potranno essere coltivati sulla Luna e su Marte. Oh. Questi esperimenti unici e straordinari rischiano di andare perduti per sempre. Attenzione, allora fatemi salvare intanto. Ho bisogno di pistole anche molto. È ora di potenziarti. Allora, qua mentre che avevo un po' di calma, io volevo dare un'occhiata perché abbiamo sia la scossa
Quindi noi non possiamo scegliere uno dei poteri, ma in teoria questi qui sono tutti i poteri che abbiamo noi, che poi possiamo potenziarli. Quindi noi nella scossa abbiamo il... Quanto può riprodurre una scatola elettrica che colpisce i nemici e infligge danni elettrici. Perfetto, che poi può essere potenziata tipo qui con 40 neuropolimeri, che noi ne abbiamo 118 in questo momento. Infligge più danni e varie cose, ma poi c'è pure l'abilità del personaggio. Noi abbiamo per esempio messo questa cosa di resistere per passare davanti alle mura, ma poi abbiamo altre roba tipo il dissipatore di fotoni, protezione della tuta da attacchi laser aumentata, pure a livello 2 volendo. Però aspetta, magari la canna, cos'è? Elettromagnetico, danni aumentati per i robot, aumenta i danni e cadenza di tiro aumentata. Aspetta, convertitore? Questo aumenta i danni per i bersagli organici. Però già abbiamo un pompa con i contro Kaisen. Purtroppo i colpi non è che si trovano spessissimi. Ok, materiale, parti metalliche. Sti robot qua mi inculano se mi prendo. Cazzo. Oh merda. Ma riparano i robot pure questi? No, vabbè, andiamo di... Se faccio così è su di lui? No, non gli faccio un cazzo. Cos'è? Ce n'è un altro? Oddio, guardalo. L'ho preso. Però li one shottiamo. In più usiamo l'energia del guanto, quindi è... Oddio, è semi infinito. Mamma mia, raga. Non è facile. Il tempo che ci ambientiamo. Vabbè, andiamo avanti. Vediamo se qua c'è altra roba. Casse. Io vorrei esplorare il più possibile, dato che qua potenziarci di continuo è molto importante. Tra l'altro ho messo difficoltà normale, ma è tosta, non è semplice. Cagare! Attenzione, con quanta maestria. Minchia, ma mi interrompono pure le mosse. Guarda come mi stanno prendendo a calcio in culo. Fatto fuori uno. Fuori due. Vabbè. L'ultimo pugno mi ha steso. Caga. Oddio. Non me lo dire. Oh, ma tu mi hai rotto proprio i coglioni. Oddio, l'ho tranciato di netto. E si è potenziato. Sì, ma delle munizioni per fucile. Non te le danno. Loro ti danno solo materiale. Cosa. Roba robotica. Devo ancora capire bene come sa cazzo fa sta scarica, perché a volte sembra di non prenderli. O non ha abbastanza portata e quindi magari non ci arriva semplicemente. Allora di qui c'è una porta. Ancora vivo? Ma dai. Comunque io proseguo molto lentamente, raga. Però poi cerco di tagliarvi tutte le... Esploro ogni angolo delle stanze. Ok, un ascensore questo. Mamma mia che posto. Non vedo l'ora di uscire all'aperto, raga. Vedere un po' com'è il mondo. Non so se è un open world. Da una parte, anche se a me piacciono molto anche i giochi così lineari, no? A livelli. Che due coglioni. Guarda, basta che ti vedono quei cosi lì. I proiettili. Ma forse è vero, sono un coglione. Con loro non ho bisogno di usare questi. Posso usare anche la pistola. Che cazzo si prende? Madonna, usa questo. Vedi, loro basta che vanno un po' in corto ed esplodono male. Ok, ergonomia delle mani. Usa strategicamente le armi, energie, pistole, danni a corpo a corpo per ottimizzare le risorse. Quello che, di cui spunto. Quello, il discorso di prima era questo. Perché ci sono delle cose dove posso benissimamente evitare proprio il fucile da usare, secondo me, in casi estremi. Mamma mia qua, guarda queste casse golose. Apri tutto. Neuropolimero. Capsula, materiale. Comunque, bei materiali, Non so ancora bene a cosa servono, però. Qua c'è il buon uomo che è morto. Buon Giorgio. Vediamo cosa sai fare. Se riesco a eliminarmelo così. Minchia, godo, raga. Di qua possiamo uscire. Ok. So che sei qui, Petrov. Non puoi scappare. Ti concedo 10 secondi per arrenderti. C'è un'altra candela. Sì. Cazzo di crostini. È lui. Merda. È proprio Petrov. L'hanno frattato male. Sarebbe andata così. Mago, qui P3, risponda. Qui, Mago. Hai trovato Petrov, ragazzo mio? È morto. Ho trovato il suo cadavere.
non la sua testa. Una pala caricatrice l'ha ridotta a un budino di sangue. Peccato. Lì dentro c'erano dei codici che ci sarebbero tornati molto utili per mettere fine a tutto questo. Mi dispiace, dottor Sechenov. Sono arrivato troppo tardi. Dovremo trovare un altro modo. Aveva degli anelli con sé? Due anelli d'oro? No, nessun anello, signore. Solo una candela. Capisco. Vai subito al VDNH a fare rapporto, P3. Abbiamo problemi ben più grandi di Petrov. Cosa può esserci di peggio? Te lo racconterà Stockhausen al VDNH. Sbrigati, il tempo è prezioso. Sono stato chiaro? Affermativo, mago. Passo e chiudo. Ah, ok. Ecco come cazzo funziona. Allora, io devo collegare. Perfetto. Non sapevo come cazzo si ruotava. Infatti dicevo, ma è impossibile. Perfetto, abbiamo aperto questa porta dall'altro lato. Dove cazzo era la candela? No, leva sta minchia di scala. Comunque penso che sia questo il lancio, sempre rilasciando F. Il problema è che magari è troppo scarso e quindi vado qua. E la candela dove cazzo la metto? Sparati un euro. No, ho sbagliato. Madonna. Che bello però, raga, la sensazione dei colpi quando sparate un bersaglio. Proprio si vede che gli state facendo del male. Rimuovo quella di prima, quella che avevamo messo qua. Tanto qua ci sono parti di robot a caso. Cazzo ve ne fate, tanto lì non mi serve più andarci. E la metto da questo lato. Errore. Le letture del microclima del generatore di energia interno PEC 4 non sono ottimali. Impossibile generare. L'energia prodotta dalle candele non è sufficiente per azionare l'ingresso principale. E ora come cazzo li prendo? Devo prendere i quattro barattoli. Ma quindi devo... devo riandare lì nella stanza dove c'era la cosa della luna. Questa porta non si apre più. Ma dove cazzo devo andare? Sono al laboratorio del caldo. Diventerò un cazzo di crostino se rimango qui troppo tempo. No, nel laboratorio del caldo o termarium solo i tavoli richiedono temperature elevate, mentre la temperatura del laboratorio in sé è abbastanza piacevole. Avere dei tratti genetici incorporati che avrebbero allora effetti negativi sulla vostra qualità di vita. Quello che cresce in laboratorio. Vabbè, lascia stare questa registrazione di merda che non mi interessa. Parla sempre delle classici esperimenti che facevano qua. Alta tecnologia avanzata. Oddio, merda. Cosa sono? Da dove arrivano tutti questi mostri? È solo un'ipotesi, ma sospetto che si tratti di cadaveri di soldati infestati dai germogli. Un'ipotesi? Mi prendi per il culo. Quelli lì sono i primi nemici organici che stiamo vedendo. Cioè, questi non sono dei robot, sono proprio persone mutate. Eh sì, dalle piante però, non da una cosa robotica. Penso saranno più deboli così a occhio. Wow. Sembra che nessuno venga in questo posto da anni. Potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento del sistema di modulazione gravitazionale o a un'eccessiva produzione di fertilizzanti. Oh, sto trovando un mare di progetti. Cartuccia di fuoco, questi per il pompa. E poi vediamo quanto costano le cartucce, perché magari non si trovano ma è facile craftarle. Può essere anche così. È molto sul crafting questo gioco, comunque molto importante craftarti roba. Allora, quindi noi arriviamo da qua e abbiamo girato in questa ma questa è un'altra ancora? Oddio, quanta roba. E vediamo se possiamo potenziarci un po', va? Non sperarci. Oppure la pistola che utilizza sempre quindi, dei proiettili. Perché questa betulla è così importante? Cazzo. Porco Dio, sti dialoghi così. Non parla. Troppi dialoghi, raga, anche perché non servono tutti questi dialoghi. Sono fondamentalmente cazzate, comunque. Che cazzo è? Dammi la mia pistola, buon uomo. Oh. Una pistolina così. Non costavano manco tanto le munizioni. Dai, fammi salvare adesso. Salvataggio dei dati. Bene, bene, bene. Quindi, di qui abbiamo visto... noi da dove cazzo siamo arrivati? Allora, lì è dove c'è la stanza. Noi dobbiamo cercare quattro barattoli. Non abbiamo idea di dove possano essere, però sappiamo che la zona comunque è questa. Quindi di qui c'è il potenziamento. Di qui, è dove abbiamo visto i robot. Siamo entrati dall'altra parte. Ti spiega cosa serviva questo qui. Sto sudando l'anima qua dentro. Ecco. Questo lo chiami piacevole? La temperatura del laboratorio sembra aver raggiunto un livello eccessivo. Non mi dire. I termosifoni devono essersi guastati. Quindi per entrare qui devo abbassare la temperatura.
Vediamo, fammi controllare pure da quest'altra zona. Non vedo l'ora di affrontare quel nemico organico. Qua si può scendere sotto, ma ritorniamo nella stanza di prima e a noi non serve andare lì, quindi occhio a non cadere nel buco, che più ci rompiamo la minchia. Apriamo la serratura della vita. Nel frattempo sotto vorrei dare un'occhiata. Signorina, lei sa qualcosa? Perché mi sembrano tutte femmine, invece poi sono maschi, ragazzi. C'è una... Sto perdendo colpi io. C'è nella fine. Oh, l'uomo! Cagare! Mamma mia, la pistola. Neuropolimero, comunque, per 4. Buon Giorgio. Sembra messo non benissimo, però... Ma cagare! E questi sono proprio... Queste caldaie stanno per esplodere. Che cazzo facciamo adesso? Non ho informazioni, non sono mai stato... È diventata troppo forte. Ok, cos'è? Oddio. Come entro nella tubatura? Dove le metto ste robe? Ma posso prenderne quante ne voglio? Oddio. Ma sono tipo malati questi, raga. Vediamo se riesco per una volta a farne uno. Oh, la mia prima uccisione furtiva, raga. Prima non ci riuscivo a fare sta roba. Buongiorno. Attenzione, hai perso la testa, buon uomo. A volte non riesci, devi premere proprio veloce. Pazienza. Oddio, guarda qua, sono tutti morti? Direi di sì. Buongiorno, bello mio. Lei mi sembra abbastanza incazzato. Si avvicini, stronzo. A cagare, meno male che era... Questo era abbastanza stronzo, raga. Si c'è buggata, okay, l'intelligenza artificiale. Ah, ok, è qua. Quindi qui devo trascinare le palline quelle lì? Allora, quindi, per come ho capito... No, lasciati andare. Io non ho capito come faccio a lasciarmi andare da ste robe. Allora, per come ho capito, io prendo questa pallina... Cazzo di crostini, è la porta sbagliata! Aspetta. Che cazzo era? Ecco. E le metto qua? Guarda che mi si è buggata. Si è incastrata nella porta. Madonna. Qui? Ok. Ce ne vogliono di più. Mamma mia, voglio aumentare il raggio di sta roba qua. Attenzione. Ah, ma sono organici. E cosa mi danno? Materiale sintetico, biomateriale. Biomateriali, vedi. Ma è qua che dovevo andare. Dio mio, mi sono bloccato per anni. Cazzo di crostini. Questo posto è sempre più un disastro. Minchia, se sono duro. Oh, me ne voglio andare da sto posto di merda io. Guarda questo qui come saltella. Oh, questo sparacido. Mamma mia che brutto. Ah, de corna. Potevano aggiungerla una parata. Cazzo, quanti siete? Da qualche parte qua dovrebbe esserci il famoso barattolo. Mamma mia, lottare che goduri. Buon Giorgio. Ehi, attenzione, Matrix della situazione. Questa è una porta barrata dall'altro lato. Oddio, è incendiario. Bello mio, grazie del follow. Attenzione, mi arriva un follower su Twitch a caso. Guarda come aggrediscono di cattiveria. In riga, figli di puttana. Bravo, diglielo, P3. Oh, mamma mia. I santi. Una cazzo di porta, ci perdo la vita. Allora... Da questo lato dove cazzo... Mamma mia, un labirinto con questo posto, non si può... Che cazzo succede? Ma cos'è? Merda, quel legge ha perso la testa! Fanculo tutto! Di solito questo è un innocuo robot geodetico da geodetico. Dio, porca puttana! Innocuo un paio di palle! Che altri trucchetti avrà in serbo? Non saprei, non ho accesso ai dati di questo modello. Vorrei tanto non avesse accesso a noi. Non potrei essere più d'accordo, compagno maggiore. Forza, troviamo quel barattolo. Almeno non dobbiamo trovare l'entrata di questo laboratorio. Possiamo entrare dalla finestra. Questa è l'unica verità che hai detto. Attacco circolare è un po' una minchia. Colpo potente invece io metterei. Tagliamo questo. Quando rimuovi il potenziamento recuperi le risorse. Ah, quindi possiamo comunque smontare a nostro piacimento. Le recuperiamo le robe. Perché secondo me così è meglio. Vediamo. Guarda qua. Faccio così.
Minchia, li trancio la vita. Cande corna. Minchia, non si è fatto un cazzo. Vabbè. Comunque, mamma mia, dobbiamo trovare 4 e tutta sta strada per andare da uno alla fine. Oddio, ma è sott'acqua il buon uomo. Oddio. Ti ho tolto una gamba, fratello. No, no, cazzo ti appendi. Ma guarda quanto sei stronzo. Il colpo di Bruce Lee sta caricando. Allora, noi dobbiamo andare in questa piattaforma più alta, ma l'unico modo che abbiamo... Quasi sale, di qua non possiamo. Come minchia ci arrivo. Allora, vediamo se ci arrivo. Anche se ho i miei dubbi. No, i miei dubbi che il personaggio riesca. Ah, da qua, vaffanculo. Tanto di scala. Oh, madonna. Ma porca. Guardalo. Non è che si stordiscono questa cosa. Perdo solo tempo. Ok, dov'è il barattolo? Dammi il barattolo. Non ci sono barattoli qui. Ma di sicuro ne troveremo uno da qualche parte. Abbiamo trovato l'erogatore. Ora dobbiamo trovare uno stramaledetto barattolo. Porca putanelli. Intelligenti, no? Eccoli qua. Inventatevi qualcosa. Però è vuoto. Questo barattolo funzionerà? A giudicare dalla sua forma e diametro, direi di sì. Andiamo, mettiamolo qua. Barattolo individuato. Sintetizzo polimeri luminescenti. Il barattolo sarà pieno tra 35 giorni. Quanto? 35, ottimo. Tornerò più tardi. Il processo di sintesi può essere accelerato. È un'ottima notizia. Come? Gli enormi mescolatori che arricchiscono i polimeri con batteri anaerobici operano a una velocità preimpostata. Quindi se la velocità viene aumentata, anche il processo sarà più veloce. Dov'è il pannello di controllo? Non esiste. In circostanze normali la velocità del processo non varia. Ma una carica di scossa potrebbe apportare voltaggio aggiuntivo ai motori elettrici. Ora dobbiamo solo trovare quei motori. Ok, che sono là sopra, Penso già di aver visto come arrivarci. Sembra l'unico modo. Entro qua dentro. Non hai idea di quanto siano pericolosi i voli. Ed esco da qui. Ok. Stiamo facendo delle cose. Oh, posso salvare. Salvataggio dei dati. Ok, premiamo sto pulsante. Sì. Ci siamo. Sapevi che qua c'era una funicolare? Immaginavo che ci fosse un modo per controllare l'attrezzatura che pende dal soffitto. Ma ci passa di fianco a ste robe, non... Ok. 20 giorni. Ah, li ho accelerate. 20 giorni, perfetto. Ha funzionato. Guarda come si illumina. Quindi basta velocizzarlo, cioè lo velocizzo io, ma non può andare più veloce sta roba. No! Porca puttana. Il barattolo sarà pieno tra 5 giorni. No, mica se cado da qua è un casino. Calma. Mamma mia che situazione di merda. Ok. Ritorniamo al baratto. Tante belle luci tutte attorno, i pcelà che ronzano da lontano. Che romantico. No, oddio, sono volato. Dai, dobbiamo risalire di nuovo. Sono nel panico. Madonna. È chiaro che sparare all'impazzata non è sempre l'approccio migliore, maggiore. A volte si può provare a migliorare il proprio equipaggiamento o trovare altri modi per tenere a bada i robot. Espellere il baratto. Mamma mia, è pieno. Aspetta, buon uomo, non vede? C'è la situazione un po' a cazzo. No, madonna, però che ti scavalca automatico. Che due coglioni. Prendi sto cazzo di barattolo. Mamma mia, raga, ho lottato tutto. È una guerra. Ok, vai via. Va bene, per questo episodio direi che abbiamo fatto anche troppo. Io registro da quasi 2 ore. E vi farò uscire un video di 30 minuti perché il resto è stato girovagare a destra e a sinistra.
Mamma mia, speriamo che nel prossimo episodio riusciamo ad uscire da sto posto di merda. Slay è tutto, alla prossima, ciao premi.